Ragazzi, siamo qui dal nostro storico amico Federico Colombo della linea Wrapper, come vedete sulla sua maglietta. Oggi ci spiega il prodotto che producete voi, quali sono le caratteristiche, cosa succede a questo prodotto, insomma due chicche per i nostri telespettatori, così almeno anche noi che vogliamo fare la macchina con il wrapping o il wrapper lo sappiamo. Vai. Ciao a tutti, sono Federico Colombo di Colorpack, noi produciamo wrapper insieme ad altri tipi di vernice. Wrapper è una vernice in pellicola completamente removibile. Avevate già fatto uno speciale su di noi con il vostro Toyota, che avevamo completamente wrappato con vernice removibile nella colorazione, se non sbaglio, verde, grigio-verde. Questo invece è il nostro Defender, completamente verniciato nella colorazione Blue Horizon, sempre con vernice wrapper. In questo caso la vettura è stata fatta a spruzzo usando una pistola elettrica, la Motor Spray 3000 che vendiamo, e il prodotto sfuso, non a bomboletta. La finitura tra la bomboletta e lo sfuso non cambia, è uguale. Sì. Ovviamente se si vernice un veicolo del genere è più indicato farlo a pistola per una questione di tempi, costi e finitura della, cioè, e velocità della realizzazione. Sì. Scusa, dimmi. Caratteristiche di le abbiamo dette. Noi tante volte ci facciamo la domanda, ma è resistente questo wrapper? Nel senso, vado nel bosco, si rovina. Se si rovina, cosa succede? Allora, innanzitutto wrapper è il prodotto numero uno nelle vernici in pellicola per quanto riguarda la finitura, che è perfettamente liscia, ma soprattutto resistenza e removibilità. Per quanto riguarda la resistenza, la pellicola è molto resistente, ovviamente nei limiti di una pellicola, per carità, non ci si può aspettare miracoli. Però questa macchina spesso e volentieri fa off-road, su questo fiancata possiamo vedere i segni lasciati da quelli che sono ostacoli, arbusti, alberi, rami, eccetera eccetera. I segni sono praticamente impercettibili, lo potete vedere in questo momento, se vi avvicinate li vedete a 30-40 centimetri. Perché ovviamente non fa miracoli, come si sa la vernice originale di un veicolo, certo, segna anche la pellicola. Grande vantaggio di questa pellicola è che è completamente riprendibile, nel senso, io torno a casa, ho fatto la strisciata contro il ramo, se l'ho rotta, ma è veramente difficile che si rompa, e se si rompe di solito il problema è un altro, che riguarda anche la carrozzeria e il lamierato. Io torno a casa, prendo la mia bomboletta dello stesso colore, gli do una passata veloce, formo pellicola su pellicola e a livello estetico esteriore torna completamente nuova. Anche perché è veramente difficile che si rompa, perché questa è un esempio dello stesso colore del veicolo. Innanzitutto io per andarla a rimuovere mi devo impegnare, cioè devo aiutarmi con una lametta, partendo da un punto, alzando la pellicola con la lametta, un cacciavite, con una qualsiasi cosa, e solo allora vado a rimuoverla. Se io non inizio, lei non si stacca, non viene via, e nel momento in cui io la tolgo, questa è la resistenza che ha la nostra pellicola applicata su una superficie, cioè sì. Questa è l'elasticità e la resistenza, cioè prima di andarla a rompere devo tirare forte, vedete? Insomma, una grande resistenza, sì, lo vediamo. È forte. Ovviamente, caso più frequente in off-road, il ramo, l'arbusto, ovviamente se va la segna, ma non la strappa. Cioè, è veramente difficile che vada a strappare la pellicola fuori dalla vernice. Insomma, un prodotto intelligente, un grande prodotto. Bravo Federico, grazie. Grazie delle delucidazioni. Grazie a voi. Ci vediamo sicuramente. Grazie che ci avete concesso. E quando volete fare un'altra macchina, noi siamo qua pronti per farvela. Sondaggio. Dimmi. Allora, stiamo facendo oggi a tutti i nostri intervistati una domanda. E tu ci devi rispondere, naturalmente. Certo. Qual è l'auto preferita dai nostri intervistati? L'auto da off-road preferita, quindi la marca che tu preferisci, qual è? Beh, sicuramente posso dirne due, ne devo dire per forza una. Ma sì, gliene facciamo dire due, dai. Beh, il Defender 110 e il mio SJ 410 Suzuki.
Beh, ragazzi, è giusto, effettivamente poteva giusto dirne due, ne ha sbagliata una, ma va bene lo stesso. Gliela passiamo a Federico, noi siamo un po' di parte su Suzuki, dai. Ma non importa. Ci vediamo sicuramente alla prossima, grazie, ciao, sei grande. Il vostro Toyota. Naturalmente.